Don Corrado Prandi, diciamo decano delle parrocchie della città di Trento, vogliamo cercare di capire da dove nasce l'idea del fondo di solidarietà e soprattutto come si svilupperà. Allora, il fondo nasce da un interrogativo delle comunità cristiane di Trento di fronte alla situazione economica attuale. Allora, ci siamo interrogati perché sono pervenute all'interno delle parrocchie, dei parroci, dei centri di ascolto parecchie domande e problematiche legate appunto a questa situazione. Come di comunità abbiamo cercato di dare una risposta attraverso questo segno, il Fondo di Solidarietà è un segno di solidarietà verso la città e verso le persone in difficoltà. E il fondo ha lo scopo di aiutare le persone che in questo momento sono in una situazione oggettiva di difficoltà economica legata magari alla perdita di uno stipendio, di un reddito o a varie situazioni contingenti. A chi devono rivolgersi queste persone? Allora, si può rivolgersi ai centri di ascolto delle Caritas parrocchiali, al CEDAS, al Centro di Ascolto Decanale, oppure alla San Vincenzo. Sono questa rete di volontari che sono presenti sul nostro territorio. Mentre chi volesse donare dei soldi, appunto, delle offerte verso questo fondo, cosa deve fare? Allora, noi abbiamo aperto un conto presso la banca centrale delle casse rurali di Trento. E quindi basta fare un donativo su questo conto corrente oppure andare in parrocchia e consegnare al parroco l'offerta specificando che è per il fondo di solidarietà.